ragazzo di Torre Ussaia. Allora, innanzitutto io vorrei chiamare il sindaco di Torre Ussaia vicino a me, e la signora Esther per la famiglia. Vedo. Signora, prego. Buonasera. Innanzitutto vorrei insieme a noi la persona a cui abbiamo attribuito il premio Franco Pugliese settima edizione, Lilli Fortunato, per favore. Grazie. Prima di passare la parola al sindaco, poi alla signora Esther e infine diciamo un pensiero da parte di Lilli, io vorrei chiamare mia figlia Federica per la lettura delle motivazioni di attribuzione del premio. Il premio Franco Pugliese, settima edizione, viene attribuito alla dottoressa Pasqualina Fortunato. Pasqualina Fortunato, per tutti Lilli, nasce a Torre Ussaia il 6 dicembre 1953 da Francesco e Cristina Finamore. Completa gli studi, iniziati nel paese nativo, in collegi della capitale, distinguendosi da subito per i brillanti risultati raggiunti. Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II di Napoli, ripercorrendo le orme del papà Francesco, avvocato. Si laurea con il massimo dei voti, la lode ed il plauso della commissione. La tesi ha come argomento gli assessorati della regione Campania. In essa viene prospettato lo sviluppo turistico del Cilento, anche mediante manifestazioni di tipo culturale. I diritti della tesi vengono acquistati dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. Lilli Fortunato è stata una delle prime donne magistrato del Cilento. Difatti è brillante vincitrice del concorso in magistratura nell'anno 1980. Si specializza in diritto del lavoro, esercitando il suo magistero prima a Piacenza e poi alla Spezia. L'interesse giuridico e sociale dei temi trattati nelle sue sentenze portano le decisioni assunte all'attenzione della stampa e delle riviste specializzate. Non solo magistrato capace e preparato, ma anche donna di notevoli capacità umane e caratteriali che la fanno apprezzare da tutte le persone e che le hanno consentito di affrontare le avversità che purtroppo la vita le ha riservato. Conserva intatto il suo forte legame con il paese nativo, considerandosi sempre orgogliosamente una ragazza di Torre Ussaia. Torre Ussaia, 24 agosto 2014. Grazie. Vuoi prendere la targa? Facciamo dire qualcosa al sindaco? Sì, anche io volevo ringraziare. Sono particolarmente onorato questa sera di essere qui, una sera in cui si consegna questo riconoscimento a Lilli Fortunato. La famiglia Fortunato è parte della storia di questo paese. Il papà è stato un punto di riferimento della nostra comunità per tanti anni. È un uomo, un professionista, è anche un politico stimato ed apprezzato non solo qui nel Cilento, in provincia di Salerno, ma in tante parti d'Italia, da tutti coloro che lo conoscevano. La madre è stata un'educatrice ancora, il cui ricordo è ancora vivo in tanti, in questo paese. Io ho avuto modo di contattare tante persone nella mia recente esperienza e ve lo posso assicurare. Lilli credo che debba essere considerato un esempio oggi per noi, perché è la dimostrazione, è la prova provata che la terra di questa gente, i figli di questa terra hanno la capacità, la determinazione, il coraggio per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono nella loro vita. Deve essere un esempio per tutti noi che oggi siamo impegnati
a un momento così difficile, a superare una crisi sociale ed economica così pervasiva e che sta toccando così duramente tante famiglie. Deve essere un esempio soprattutto per i nostri giovani, che sono il nostro futuro e che, grazie all'esempio che ci ha dato Lilli, possono, come dire, avere quella forza per poter andare avanti. Anzi, ma voglio dedicare questo premio anche a mia figlia Giulia, che mi ha proiettato in un mondo di sofferenza e di disabilità, facendomi conoscere una realtà nella quale c'è tanto da fare. Vedete, nonostante che la nostra Costituzione sancisca il diritto alla salute, spesso ostacoli burocratici ne impediscono la piena attuazione. Io, come giudice del lavoro, mi occupo anche della materia assistenziale e quindi in prima persona sto vivendo i tanti ostacoli e i tanti problemi che derivano proprio dall'attuazione del dettato costituzionale. Ed è mia intenzione, una volta andata in pensione, di continuare in questa attività come volontariato con l'ausilio di una mia brava collaboratrice, che, a cui pure dedico questo premio, che è la cancelliera della sezione lavoro del Tribunale della Spezia, che è stata sempre, mi ha sempre sostenuto, è stato il mio angelo custode, e con lei abbiamo intenzione proprio di creare un'associazione che dia voce a chi non ha voce. Grazie. Sì, grazie, grazie a tutti. Adesso qualche minuto di... Sì, ah no, c'è Andrea, c'è Andrea, c'è Andrea. Vi ringrazio per questo premio, amici carissimi, amici di Ladurri, amici di Latturri, che vi sento tanto vicini, e soprattutto di questa grande manifestazione di affetto che coinvolge tutta la nostra famiglia e le belle parole del sindaco, che effettivamente così centrate, così belle. Vi ringrazio anche per questo calore che emana da questa terra, che è un calore forte, un calore grande, un calore di grande umanità. E una cosa che mi fa sempre piacere, Marco, è quando mi sento dire dalla gente: Andrei, ma tu pari di queste parti? Vuol dire che mi sentono loro, e questo è un grande riconoscimento. Grazie, grazie.